Pastucci, segretario dei Giovani Democratici di Capitanata. Siamo qui perché dovete presentare un progetto che ha molto a cuore l'ambiente. Di che cosa si tratta? Allora, questo progetto ha come unica ratio la rivalorizzazione del territorio. Noi vogliamo che la nostra provincia ridiventi e ritorni ad essere quel locus amenus che la nostra provincia è. E allora vogliamo partire dai temi che sono più vicini ai giovani, alla nostra generazione, ma soprattutto che sono necessari. È necessario trattare questi temi che vanno dal verde pubblico sino a temi come l'immondizia nelle campagne. Sono temi di particolare importanza, soprattutto perché riguardano davvero le esigenze dei nostri cittadini. Possono essere giovani, come no. Quali sono le principali urgenze? Innanzitutto noi vogliamo risollevare quelli che sono i problemi più eclatanti, quelle che sono le piaghe della nostra provincia, e vogliamo farlo, abbiamo detto, partendo da tematiche a noi comuni. Partiamo dal verde pubblico, con il semplice riutilizzo di un'area non utilizzata dalla pubblica amministrazione, e la vogliamo affidare per esempio ai cittadini affinché quella zona possa essere riqualificata e riutilizzata. Allo stesso modo diamo importanza alle imprese, alle aziende, alle piccole attività che hanno bisogno di crescere attraverso una politica ambientale, e questo lo facciamo ad esempio attraverso gli ecocompattatori o l'installazione di punti acqua. Questo dà la possibilità a queste attività che vogliono quindi immettersi nel settore ambientale, vogliono cambiare la solita politica commerciale di un'attività, e vogliono rinnovare quello che è un ambiente non solo economico, ma soprattutto culturale. Ed è questo il motivo principale che ci porta a produrre questo progetto, che ha avuto origine da più circoli, da diversi circoli, da San Severo, da Foggia, da Monte Sant'Angelo, da Cerignola, da Pricena, e che ha visto come sintesi il progetto Ecosostieni la Capitanata. E da qui noi vogliamo ripartire con 6 proposte in un unico progetto.